con il 75 Cusino, con il 65 Sasaki, che sta per prendere il via in questo momento. Eccolo qui. 15 centesimi di ritardo, anche per lui naturalmente, come per Carlsen. Sasaki, settimo, dopo la prima manche. Cerca il risultatone. Buona indipendenza di gambe. Sembra molto centrato sugli sci. Qui forse un pochino brusco. Comunque 69 centesimi di vantaggio. Straordinario Sasaki. Incredibile. Il nome più noto naturalmente è Kiminobu Kimura. Ma questo Sasaki ha dei numeri e li sta spendendo qui sulla pista di Wengen. 44 balzerà sicuramente in testa. 47, addirittura 72 centesimi di vantaggio. 1, 47 e 92. Molto bravo, non ha voluto Giorgio Rocca. Eccolo qui, Jean-Pierre Vidal. 53 centesimi di vantaggio rispetto al giapponese Sasaki. 26 anni Vidal. Vediamo se riuscirà a far meglio del giapponese. Ha rischiato qualcosina, ha appoggiato la mano destra sulla neve. Sta affrontando bene questo tratto. Cambio di pendenza. Molto bene. 23 centesimi però. Perde tutto quel che aveva nei confronti di Sasaki. E non solo, paga adesso 23 centesimi. Difficilmente a questo punto potrà recuperare lo svantaggio. Incredibile Sasaki. 45, 46, 47, non c'è niente da fare, nettamente in ritardo, 1, 48 e 65, Sasaki sempre più incredulo, scuote il capo. E guardate, di tutt'altro umore invece, lui, il giovane Akira Sasaki, mentre Ivica Kostelic naturalmente al cancelletto di partenza. Vedete sullo sfondo Giorgio Rocca, mentre Kostelic riceve l'incitamento dei suoi tecnici. Via! 57 centesimi di vantaggio rispetto al giapponese Sasaki, stesso tempo rispetto a Giorgio Rocca, 53,92. Questo è il tempo della prima manche di Ivica Kostelic, un vero e proprio fenomeno. Kostelic, croato, 23 anni, 6 vittorie già in slalom speciale, una vittoria importante potrebbe essere questa anche in vista della Coppa del Mondo, ma stiamo a vedere il primo intertempo. 23, ha già perso tutto, 38 centesimi di ritardo rispetto a Sasaki. Mamma mia, chi l'avrebbe mai detto? Sasaki meglio, molto meglio di un fenomeno come Ivica Kostelic. Si appresta ad affrontare gli ultimi paletti Kostelic. Adesso sta attaccando, sta cercando di recuperare. Sa che è in ritardo. 48 e 59, comunque secondo. Kostelic, 1, 48 e 59. E il giapponese Sasaki è non solo sul podio, ma a questo punto minimo sarà sul secondo gradino. Mentre podio sarà di sicuro per Ivica Kostelic, che comunque alza il braccio, comunque ringrazia i suoi sostenitori. E adesso in silenzio, privato. Non tenere, non pensare. Via, dai tutto te stesso e vai giù. Forza Giorgio. Per quattro volte però è riuscito a salire sul podio, slalom speciale in carriera. Andiamo a vedere. Questa prima parte mi sembra buona. Molto pulito, eh? Ai ai, piccolo errore, vediamo se pagherà qualcosa, comunque mi sembra molto veloce. 1.44, 1.24 e 11, 8 centesimi solamente di ritardo, può ancora farcela. Ha perduto il suo vantaggio, però è lì in linea con Sasaki. Giorgio Rocca, ultime porte, lasciamo andare questi sci. Forza, forza, sta attaccando Giorgio.
46-47, primo Giorgio Rocca per 4 centesimi riesce a vincere lo slalom di Wengen. Bravo Giorgio Rocca, un risultato straordinario per lui, perché non era mai riuscito a fare. Oggi lo ha trovato, il successo, la vittoria in slalom speciale. Bravo Giorgio, primo al termine della prima manche, primo al termine della più importante seconda manche. E adesso viene portato in trionfo dagli sportivi Kostelic e Sasaki. Eccolo qui Giorgio Rocca,